Quando incontri un artigiano, ricorda, lui sa sempre cosa fare e se non lo sa, trova il modo per farlo. Per questo viaggio potremo prendere in prestito una riflessione di San Francesco d'Assisi. Chi lavora con le proprie mani è un lavoratore, chi lavora con mani e testa è un artigiano, chi lavora con mani, testa e cuore è un artista. E se è vero che un artista è anche, prima di tutto, un artigiano, è altrettanto vero che alcuni artigiani sono dei veri e propri artisti. La figura del maestro artigiano è stata istituita quasi 20 anni fa grazie a una lungimirante intuizione della provincia autonoma di Trento. Incontreremo gli artigiani nei loro laboratori, officine, cantieri. Incroceremo sguardi che raccontano sacrificio, entusiasmo, tradizione, ma non smettono di guardare al futuro. Un valore inestimabile è quello dell'artigianato, che i maestri artigiani possono salvaguardare e rigenerare nel tempo. Maestro artigiano, sapere, fare, trasmettere. Sono Fabrizio Baroni, sono carpentiere di ferro, lavoro in metalli e sono un maestro artigiano. Come è cominciata la tua avventura professionale, Fabrizio? Io ho iniziato molto giovane, avevo 15 anni e non sapevo bene cosa fare, ho voluto provare il lavoro di mio padre e poi piano piano mi è piaciuto e sono ancora qua. Cosa ti ha attirato? Cosa ti ha rapito? Mi ha attirato un po' la parte artistica che c'è nel fare l'artigiano. Io ho sempre amato l'arte, fin da bambino, e in questo modo ho potuto dare anche la possibilità di dare un po' sfogo al mio estro artistico. Chi è stato il tuo maestro? Quello sicuramente mio padre, che lui aveva già un'esperienza all'estero importante. Quando è tornato in Italia ha pensato di mettersi in proprio. Per tanti anni, abbiamo lavorato 30 anni insieme, quindi c'è stato un bel passaggio di conoscenze. Poi io imparo ogni giorno, anche da chiunque si impara, secondo me, perché non si è mai finito di imparare. Quindi anche da altri colleghi, ma si impara anche da altri settori, da altri imprenditori, come li senti parlare, non nel lavoro dell'incudine, ma come si può gestire un'azienda. E il maestro artigiano è stato anche quello un bel insegnamento. Cominciamo da qua. Qua c'è un incudine. Incudine è un martello. E questa è la base di ogni fabbro, fin dall'antichità. E nonostante la tecnologia che abbiamo al giorno d'oggi, sono degli attrezzi che usiamo ancora. Sono il simbolo, ma il passato, ma anche il presente. E a questo strumento, così antico, ho visto che hai introdotto nella tua azienda già da qualche anno dei macchinari importanti. Sì, siamo stati i primi in Trentino a introdurre la tecnologia del taglio getto d'acqua, che questo ci permette di tagliare, oltre ai metalli, anche praticamente quasi tutti i materiali, dalla plastica al legno, al policarbonato, alla fibra di carbonio. Quali sono le lavorazioni che qua eseguite ogni giorno? Noi, ancora in tempi di mio padre, lavoriamo per l'industria, l'industria chimica, tessile, l'industria alimentare. E poi mano a mano ho voluto, come parlavo prima, anche ampliare il tipo di lavorazione anche sull'artistico. Ce n'è qualcuna che hai nel cuore? Beh, quella che abbiamo fatto per i Vigili del Fuoco a Gardolo, per l'artista Manzo. Lì è stato impegnativo perché c'era un po' da inventare tutto, gli spessori, il tipo di lavorazione, perché è una fiamma alta 4 metri e lì mi è rimasta, perché è particolare.
difficoltà, però dopo la soddisfazione di vederla luccicante ai raggi del sole. Quando hai frequentato il corso di maestro artigiano? Io ho iniziato nel 2010, fine 2010, e l'ho finito fine 2011, un anno. E com'è stato frequentare questo corso? Beh, è stato molto impegnativo perché ci sono state centinaia di ore di varie materie, abbiamo toccato tanti temi che secondo me anche un artigiano deve, che magari sono marginali, invece vanno affrontati. E nonostante l'impegno, però lo rifarei perché sono stato, mi è piaciuto, mi è servito, ho conosciuto dei colleghi veramente in gamba con cui ho ancora degli ottimi rapporti, ci troviamo tuttora. La chiusura non aiuta nessuno, è meglio collaborare, avere questa sinergia tra artigiani, perché tanto il lavoro ce n'è per tutti. Magari uno ha una capacità in un campo piuttosto che l'altro e si riesce a collaborare in maniera valida. La mattina quando ti rechi qua sul lavoro, sei in macchina, a cosa pensi? Penso che alla fine sono stato anche fortunato perché sto facendo un lavoro che mi piace, quindi non è una cosa che mi pesa, nonostante le difficoltà, la pesantezza del lavoro a volte, però alla fine mi piace farlo, quindi è un peso leggero, se si può dire. Con che approccio si risolvono le criticità quotidiane? Con la passione, come si diceva prima, il problem solving, come dicono, no? Cioè, tutti i giorni c'è da risolvere un problema, perché sia di fare il montaggio, del sviluppo del pezzo, a volte con i clienti collaboriamo per riuscire a trovare il sistema migliore di risolvere i vari problemi. Alla fine si arriva la sera che la giornata dura un lampo perché sei impegnatissimo, però insomma alla fine i risultati ci sono. Quanto conta l'entusiasmo? Quello è un ingrediente principale, la passione, l'entusiasmo, se no andare a lavorare col muso ti fa male anche alla salute. Allora abbiamo detto passione, entusiasmo. A un giovane quali altre parole consegneresti per approcciare il vostro mondo? Bene, quello sicuramente. Poi la serietà e la voglia di imparare, perché magari certi giovani sono, ne ho visti dei giovani bravissimi, che veramente passione stanno realizzando i loro sogni, però certi li vedo che si sentono parcheggiati in certi posti e vedi che passa il tempo ma non riescono a dare quello che potrebbero. Il bello anche mi piace perché parti dal foglio bianco o dallo schermo zero e dopo arrivi al prodotto finito. Mentre certi hanno solo fanno una parte limitata, no? Mentre noi capita a volte di fare tutto. L'artigiano c'è dall'era della pietra e c'è tuttora, quindi sarà difficile che vada a sparire questa figura. Lunga vita agli artigiani allora. Certo. Ad oggi abbiamo realizzato 29 edizioni di corsi di maestri artigiani che coprono sostanzialmente tre aree di interesse. La prima, la più forte, è quella dell'edilizia, quindi falegnami serramentisti, edili, posatori di ogni genere. L'altra area è quella del food e quindi gelatieri, panificatori, pasticceri. E poi c'è l'area di servizi alla persona, acconciatori, estetisti, odontotecnici. E poi abbiamo anche i videooperatori e i fotografi. Mi preme evidenziare che gli acconciatori sono la categoria più forte. Al momento abbiamo già svolto
3 edizioni, sta finendo la quarta, e quindi arriviamo a oltre 80 maestri artigiani acconciatori. 2 edizioni le abbiamo fatte anche per i lattonieri e anche per gli edili, e quindi alcuni settori sono molto forti, mentre altri ovviamente, anche per evidenti motivi di numero, li abbiamo fatti una volta soltanto. Mi preme anche evidenziare che ad oggi abbiamo 376 maestri artigiani a fronte di 12.176 artigiani iscritti all'albo dell'artigiani in Trentino. Quindi si tratta del 3%, una cifra, diciamo, che noi vorremmo aumentasse assolutamente, perché 3% è francamente poco. E quindi l'idea della provincia è quella di dire: facciamo in modo che ci siano più maestri artigiani. Quando sono arrivato 2 anni e mezzo fa, devo dire che sapevo poco del maestro artigiano. Quando poi venne a conoscenza di questa figura straordinaria inventata in Trentino, capii subito la grande opportunità che avevamo. Chiedo a tutti quanti voi uno scatto in avanti, una opportunità che avete anche voi, che è quella di dimostrare la passione per un lavoro e la dedizione. Quindi, tutti quanti insieme, in un momento di ripartenza ma di grande difficoltà, dimostreremo che la vostra figura è assolutamente importantissima per far sì che in Trentino, oltre a tante altre figure, ci sia questa che possa far sì che le nostre aziende, quando chiamano voi ad operare, siano orgogliosi di chiamare il maestro artigiano. Un saluto a tutti voi maestri artigiani, che avete una grande responsabilità, che è quella di dimostrare che siete dei fenomeni nel vostro lavoro, e quindi un arrivederci a presto a tutti quanti, ma soprattutto forza Trentino.